Vogliamo come primo atto ridurre di un punto l'IMU sulla prima casa. Il 1.250.000 euro che costa ridurre di un punto l'IMU lo andiamo a prendere dalla riduzione dei fitti passivi perché il comune occupa immobili di terzi invece di occupare i propri, dalla riduzione delle dotazioni per le fondazioni culturali che fonderemo insieme. Inoltre, andremo a valorizzare il patrimonio immobiliare del comune sia per fare una politica della casa per i disagiati sia per ottenere più soldi, anche affidandoci a strutture, fondi e società private con gara, e da qui dovrebbero uscire almeno 2 milioni di euro. E poi andremo a valorizzare gli asset delle aziende partecipate, parliamo di Multiservizi, Ancona Ambiente e Prometeo, che vogliamo fondere con Marche Multiservizi di Pesaro, garantendo un'entrata di un altro milione di euro all'anno e liquidizzando una parte delle quote rivenienti, circa un 5%, che potrebbero fruttare 5 milioni di euro per fare degli investimenti. Che tipo di risultato vi aspettate? Beh, noi ci aspettiamo un risultato importante perché una cosa sono le politiche, una cosa sono le amministrative. Come uomini del fare, e il mio slogan sarà Favia, voce del verbo fare, la gente mi conosce come uno che fa, io credo che la gente possa fidarsi che noi ridaremo dignità a questa città che è caduta nel nulla. Lei ha detto sono pronto anche a fare un passo indietro, a quali condizioni? Beh, se rivenisse fuori un progetto con un Pacetti candidato sindaco, sarei senz'altro in grado di fare un passo indietro.